Il Valtrompi ha svelato le sue carte in vista della prossima stagione, che vedrà la squadra viola ancora protagonista nel campionato di prima categoria. Pochi innesti ma mirati nei ruoli che più necessitavano di rinforzi. Questa è la politica della società per continuare il progetto avviato lo scorso anno con in panchina il tecnico Slobodan Bojanic. Dalla bedizzolese di eccellenza è arrivato il portiere Filippo Botti, classe 2002. Dalla squadra bergamasca di promozione del Casazza, il centrocampista Nicola Molinari, classe 1996. Dalla Pianico di seconda categoria, da registrare invece il ritorno in viola di Davide Morandini. Inseriti dalla Juniores due ragazzi, il centrocampista Andrea Marchesini e l'attaccante Nicola Belleri. Il resto della rosa sarà composta da ragazzi già presenti lo scorso anno. Campionato alla via da domenica 11 settembre. Sicuramente sì, siamo tornati a una situazione di pseudo normalità e quindi questo ci ha consentito di ripartire con l'organizzazione di tutta una serie di eventi che hanno potuto ridar vita al centro sportivo che abbiamo ristrutturato. Stiamo cercando di manutentarlo nonostante la stagione piuttosto importante dal punto di vista del calore, quindi ci auguriamo di arrivare a inizio stagione con la struttura a posto e sicuramente con la possibilità di ripartire. I saluti dell'amministrazione di Gardone. Faccio le veci anche di Starezzo, visto che non c'è, anche Assolutamente. se non è il mio comune, no. Battute a parte, voglio partire col benvenuto soprattutto a voi e a voi ragazzi, a chi c'era già l'anno scorso, ma soprattutto a chi è nuovo, ricordando loro che viene in una società non da poco, che ha una certa storia, che ha una grande serietà nel lavorare, quindi a tutti voi chiedo il massimo rispetto, di onorare la maglia, di onorare il fatto di essere gardonese anche voi, anche se magari solo per una stagione. Giochiamo 30 partite, giochiamo per vincere tutte e 30, poi sarà il campo a dire se siamo stati bravi o sufficienti. È una passione, ma la passione è venuta perché ho accanto a me tantissime persone, che danno l'anima per poter sostenere il tutto. E tanto il plauso io lo faccio soprattutto a tutte quelle persone che ci sono vicine e che ci stanno dando una mano per poter far sì che la squadra qui, come hanno detto anche il presidente Gianmarco, e anche l'assessore, negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità importante. L'obiettivo è sempre fare meglio, quindi nessuno qua, penso nei ragazzi, è per partecipare, quindi si fa per dare il massimo, quindi noi daremo il massimo tutto qua.